una coalizione, quella del centrodestra, che torna per le elezioni dell'Aquila a presentarsi unita dopo 15 anni, convergendo sul nome di Pierluigi Biondi. Un programma di priorità per l'Aquila e ciò che ha fatto in 2 anni da sindaco nel comune di Villa Sant'Angelo. Così è per Pierluigi Biondi, il candidato, dicevamo, del centrodestra all'Aquila. Lo sostengono 7 liste che ha presentato davanti a circa 300 persone: Rivoluzione Cristiana, L'Aquila Futura, Forza Italia, UDC, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Noi con Salvini, Benvenuto Presente, più diverse liste civiche. In sala, tra gli altri, il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, il deputato Fabrizio Di Stefano e la senatrice Paola Pelino. Qualche mese fa dicevano che tutto era deciso e il centrodestra era condannato alla sconfitta. Non è così, le cose sono cambiate di molto, ha aggiunto Pierluigi Biondi. Abbiamo iniziato parlando di un granello, qualcuno capziosamente ha detto che avremmo inceppato il meccanismo della ricostruzione. No, noi bloccheremo il sistema di potere targato Partito Democratico, ha detto. Dentro le liste del centro-sinistra c'è tutto il contrario di tutto. Ci sono persone che per 4 anni, per 5 anni... Non hanno perso occasione per parlare male dell'amministrazione. Biondi ha annunciato che su 224 candidati più di 100 sono donne, ottima quota rosa dunque, e anche qui nelle liste molti giovani, età media 42 anni.